Arsenal Swing Night straordinario, sono mesi che accarezzo l'idea finalmente di avere qui con me il maestro Fabrizio Gallo per questa serata sensazionale al Carpe Diem. Intanto Fabrizio, come nasce l'idea di Jazz Row di tirare fuori questo ballo così bello e così antico anche degli Stati Uniti, appunto degli anni 30, qui in Versilia? Allora, parto diciamo dall'inizio, che comunque io vengo dalla danza classica, diciamo che ho fatto comunque la scuola dell'opera, poi ho lavorato diversi anni al Balletto di Milano e poi mi sono avvicinato appunto a questo splendido mondo andando a trovare un mio vecchio amico di data a Roma, e lì sono rimasto diciamo affascinato da questo ambiente, da questo ballo, dove poi ho iniziato a ballare e non ho più smesso fino adesso. Però tu venivi quindi dalla danza classica e passare all'indie hop, quindi hai dovuto fare dei corsi, passare appunto degli esami che non erano qui, erano in giro appunto per l'Italia. Sì, naturalmente mi sono perfezionato prima di darmi all'insegnamento, ho fatto 2 anni appieno di workshop, di lezioni private con insegnanti a livello internazionale. I ragazzi stanno già ballando a coppie, sono i gruppi di Pisa, di Lucca e di Viareggio. Abbiamo qui anche un grande personaggio di Viareggio che proviamo a fermarlo, proviamo a fargli qualche domanda. Siamo con Matteo Martini. Allora Matteo, ma sono già tanti mesi che tu lo fai questa cosa? No, tanti no, diciamo che 1 anno e mezzo che ormai ballo. Ho conosciuto questo splendido ballo tramite Fabrizio Gallo, che è diciamo il direttore artistico dell'associazione, e in pochi mesi è riuscito a mettere su veramente un bel movimento sconosciuto a Viareggio. Perciò siamo in tanti, ci stiamo divertendo, stiamo imparando un'attività, un ballo nuovo che non si era mai visto finora, e perciò diciamo che il movimento sta crescendo e ci stiamo divertendo sempre di più. C'era voglia, vero, di questo Lindy Open, effetti, perché dal basso si è creato questo movimento quasi autonomo, no? Che Fabrizio si è ritrovato come un tesoro prezioso tra le mani. Cos'era questa voglia che veniva appunto in Versilia dal basso? Guarda, è una bella domanda, ma è anche molto difficile da rispondere, perché sicuramente da 20 anni esisteva già il ballo latinoamericano e probabilmente sta diciamo un po' tramontando, lentamente tramontando, e c'era voglia di qualcosa di nuovo. Questo, sebbene sia un ballo che nasce negli anni 20-30 in America, è stato riscoperto in Italia già da parecchi anni, qua a Viareggio non era mai approdato, e in tutte le parti d'Italia si balla già da anni, e quindi probabilmente questo ha fatto sì che anche a Viareggio in pochissimo tempo attecchisse in questa maniera qua.